Consigliere Antonio Stampete, Roma da anni cerca di essere competitiva con le altre capitali europee per quanto riguarda le presenze turistiche a Roma. Come va? Come giudichi l'operato della giunta di centrodestra in merito a questa situazione? Io credo che rispetto ad altre capitali europee, come immagino come Londra, come Parigi, Roma sia sempre un po' indietro rispetto a, diciamo, alla media delle presenze anche di queste capitali europee. Credo anche che sia giusto dare, diciamo, la possibilità di avere servizi migliori per i centri turisti per cercare di aumentare questo numero di presenze. È chiaro che in questi 3 anni noi abbiamo soltanto che, diciamo, che tasse, anzi sui turisti, ricordo la tassa di soggiorno arrivata così all'improvviso e non capita bene, perché noi abbiamo suggerito che andava fatta come nelle altre città europee una tassa di scopo, cioè una tassa che permetteva di avere degli introiti da reinvestire poi direttamente sul turismo. Invece la tassa di soggiorno, diciamo, contempla soltanto il 5% dell'introito da reinvestire nel settore turistico. Il vice sindaco Cutrufo ha annunciato l'avvio del nuovo waterfront romano, una sorta di Rimini Capitolina. Che giudizio ha in merito a questa? Ma questa amministrazione ci ha abituato molto in questi 3 anni alla politica, agli spot degli annunci che poi però non si tramutano, diciamo, in fatti concreti. E nel fatto specifico noi non abbiamo visto ancora neanche una bozza di delibera di tutto, non soltanto del waterfront, ma dell'intero, diciamo, progetto che è stato presentato anche l'altro giorno del secondo polo turistico. Cioè capire come puoi intervenire e non c'è niente, cioè, c'è soltanto, diciamo, un annuncio che però poi non si tramuta in carte in scritto, cioè una delibera che passa poi in commissione, in consiglio, dove si può discutere, dove si può modificare, ampliare, migliorare, non c'è tutto questo. L'omaggio a Wojtyla è stato un boomerang per questa giunta di centrodestra. Che Sì, ci dici in proposito? ma io l'ho detto più volte, ho presentato anche un'interrogazione in tal merito perché è sotto gli occhi di tutti che è veramente un obbrobrio, secondo noi va rimossa più presto, cioè è una statua che non rappresenta, diciamo, in pieno quella che è stata, diciamo, la grandezza della persona di Wojtyla. Diciamo, l'idea era anche buona, cioè, l'abbiamo visto da quello diciamo, di questo mantello, diciamo, del Papa che come segno di accoglienza verso tutti era buona anche l'idea come verso il turista, no? Che viene a Roma, però nella realizzazione abbiamo visto che poi sembra più veramente un Vespasiano che altro, insomma. Grazie ad Antonio Stampete. Grazie a voi. Beh.